Salve naufraghi, un saluto a tutti. Oggi ci vediamo perché è arrivata la primavera e come al solito, come ogni anno, raccolgo campioni nelle sorgenti da analizzare con gli alunni al microscopio. Oggi continuiamo ad analizzare le acque di abbeveratoi, ma stavolta siamo nella valle del Rio Barca. La valle del Rio Barca è già tutto il lato nord-est e nord-ovest di Sassari, diventa la valle di Lugulentu, la valle degli orti, dei mulini di Sassari, eccetera. Nasce da un torrentello che sgorga dalla roccia, il Rio Barca, appunto. Qualche anno fa Comune di Sassari ha deciso di pulire tutta la valle, di renderla percorribile per brevi escursioni, e noi la usiamo per campionare e analizzare. Ovviamente bisogna stare attenti a non far danno. Questa è l'attrezzatura di campionamento. Abbiamo un bidone stagno di uso speleologico, vari contenitori di uso alimentare e conto di raccogliere campioni di acqua contenenti alghe filamentose, però anche protozoi, microinvertebrati, eccetera. Ora chiudiamo l'auto e andiamo. Sono arrivato a Fonte Barca. Vediamo la sorgente in cui nasce il Rio Barca. Qui dove il torrentello attraversa la strada di solito ci sono ostacei, anche sanguisughe. Purtroppo ho dimenticato un pezzo del cavalletto, quindi dovrò fare riprese a mano. Riprenderò i campioni già raccolti perché dovrò avere le mani libere durante la raccolta. Abbiamo raccolto 3 campioni, uno del torrentello dove l'acqua scorre. Tentiamo di trovare animaletti che stanno sui ciottoli nell'acqua pulita. E il terzo campione l'abbiamo raccolto nell'abbeveratoio. Come vedete, pieno di foglie, infatti sta diventando sempre meno vitale, sta diventando una pozza putridosa, andrebbe pulita almeno in inverno quando c'è meno vita, a febbraio. Svuotata tutta, magari tenuta. Le alghe filamentose, però ormai tutti gli animaletti ci hanno deposto le uova, quindi ora non si può fare. Adesso andiamo in laboratorio, produciamo dei preparati e vediamo che cosa c'è in questi campioni e dopodomani al massimo li liberiamo e li facciamo tornare a casa loro.